dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto. In qualsiasi situazione del giorno o della notte, Radio Panorama è lì con te. Le emozioni si fanno musica. Sì, tanti ci chiamano in modi diversi, totalmente a caso, ormai è normale, anche perché non è leggibile molto facilmente il nome. Da dove arriva il nome? Perché avete messo questo bunker? Allora, il nome non è stato proprio scelto. Intanto il bunker è un luogo fisico, è il posto dove ci ritroviamo tutti insieme, dove abbiamo lo studio. È l'interrato di Casa di Ghera, che è il nostro manager. E il nome però associato al collettivo è stato scelto un po' casualmente, perché già tanti gruppi in quei momenti si chiamavano Bunker, alla fine per caso abbiamo iniziato a pubblicare la musica Bunker e niente, il nome è rimasto quello. Era già scritto abbreviato in quel modo strano e alla fine è rimasto così. Avete realizzato, oltre al singolo che andremo ad ascoltare fra poco, anche l'album Farsi Male a Noi Va Bene, ma in che senso? Allora, il senso in realtà, anche se può sembrare un titolo un po' emo, il senso è più sulla perseveranza. È stato scelto dopo che abbiamo scritto l'ultima traccia del disco, che si chiama appunto Farsi Male Non Va Bene. È tipo una sorta di motto, anche se ci faremo male, riusciremo a superare tutti gli ostacoli che troveremo in mezzo pur di riuscircela in qualche modo. Ho capito. E invece il singolo che si intitola, è bellissimo, Dipingere la notte, insieme ad altri che secondo me andranno dritti in classifica. E speriamo. Speriamo bene, no, ma ci sono tutte le aspettative. E che tipo di canzone, di inno è Dipingere la notte? Un inno alla leggerezza, di che tipo? Allora, Dipingere la notte è la canzone più divertente che ho scritto insieme a Fares, quella dove siamo, non lo so, è stata veloce da scrivere, è venuta subito fuori appunto perché entrambi volevamo fare una cosa abbastanza leggera, non l'avevo mai fatto, è stata una sorta di esperimento, è anche la prima volta che ci siamo incrociati sulle strofe, è stato molto divertente. Mm-hmm. E è un inno alla leggerezza perché appunto racconta di un, non proprio racconta, comunque spiega una storia abbastanza leggera, parla di lasciarsi andare, di non pensare ai problemi, di lasciarli da parte per una notte, quindi in questo senso è un inno alla leggerezza. E quindi siamo veramente così, trepidiamo per ascoltare e far ascoltare questo singolo ai nostri amici in radio. E un saluto ai nostri amici di Radio Panorama e presenti la tua canzone, la vostra canzone, con i saluti finali. Va bene. Ciao Radio Panorama, noi siamo Bunker 44 e questo è Dipingere la notte. Ciao, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao. Mettiti comodo e goditi il sound perfetto della tua radio preferita. Ora sei su Radio Panorama.